Un saluto ai nostri telespettatori. Oggi con il nostro focus vogliamo partire da quello che è l'evento che comincerà fra qualche giorno, che è l'Expo, cogliere gli aspetti positivi o negativi che ci sono, rispetto a un ritorno per quanto riguarda gli impegni molisani. E insomma, vedere poi da lì, ecco, fare un po' il punto sulla situazione generale del nostro territorio regionale per capire il punto della situazione, insomma, vedere se ci sono possibilità di sviluppo, se c'è, ecco, qualcosa che va al di là un po' a quella grossa dimensione di criticità che sembra avvolga tutti i molisani in questi giorni. Ne parliamo con due amici che io insomma vi vado immediatamente a presentare e che ringrazio per la loro presenza qui in studio con me. Sono Maria Luisa Di Bianco, che è segretaria regionale del COBAS, ed Emilio Izzo, che è segretario regionale dell'UILBAC, quindi naturalmente insomma, ecco, non si limitano entrambi gli ospiti ad avere, ecco, questo incarico sindacale. Anche la loro presenza qui è perché, ecco, il territorio è un luogo molto frequentato da entrambi. Insomma, vi voglio solo ricordare che comunque Emilio è impegnato su più fronti, sul fronte dell'ambiente, su tante cose, ma in questi giorni è impegnato anche a raccogliere una firma che è un pungolo, soprattutto perché la firma del comitato, insomma, per l'impeachment del presidente Frattura, che è, insomma, un pungolo probabilmente a veramente modificare alcuni aspetti. Ma ne parliamo probabilmente anche nel corso di questa nostra trasmissione. La stessa Luisa Di Bianco è impegnata attraverso quello che è il sistema lavoro, la tutela, ma anche e soprattutto attraverso altri percorsi che sono quelli per esempio della sanità e anche quelli della dimensione ambientale. E quindi, ecco, come dire, abbiamo la possibilità, vi ho presentato in questo modo perché è, come dire, la verità concreta, e da qui credo che possiamo, ecco, parlare quasi a 360 gradi. Insomma, non voglio essere presuntuoso a dire che siete in grado di potervi parlare a 360 gradi, vi tolgo qualche punto, no? Su questo aspetto, dicendo che comunque siete competenti rispetto a tante cose. Allora, ecco, detto questo, io partirei proprio dall'Expo. Emilio, vorrei cominciare con te. Il discorso dell'Expo, mancano veramente pochi giorni, 2 o 3 giorni. Si è sempre parlato di questa dimensione espositiva come un luogo dove la spinta alle opportunità era totale. L'Expo significa richiamo, significa meccanismi culturali, significa meccanismi anche di impresa, no? Soprattutto, quindi con una serie di ritorni importanti. Ora, l'impressione che si ha da questa parte del luogo, quando insomma, vediamo che un po' tutte le regioni, la maggior parte delle regioni, si sono impegnate a costruire dei percorsi culturali, enogastronomici o d'altro, quindi un ritorno, quindi non solo una presenza espositiva, ma un ritorno sulla dimensione regionale, quindi sui territori. Ecco, l'impressione che si ha invece da questa parte è che tutto si sembra svolgersi in una sorta di assoluto silenzio, cioè non abbiamo visioni di una prospettiva, di un programma, di un qualcosa che poi possa concretizzarsi in quello che è un veramente, insomma, mettere al centro le situazioni molisane. Ecco, quali invece le vostre percezioni, quali sono? Ecco, Emilio, le tue. Sì, intanto ti saluto e saluto chi ci ascolta e ti ringrazio per l'ennesima volta perché hai voluto, come dire, onorare il tuo spazio con evidentemente una presenza non proprio, come dire, da onore. Sono un uomo della strada, quindi. E questo forse ti fa onore per questo motivo, perché ti accontenti anche delle persone semplici. Detto questo, anche le persone semplici però possono dire che evidentemente rispetto a quello che vedono, notano chiaramente che noi ci troviamo di fronte a dilettanti allo sbaraglio, cioè un ammasso di soggetti che si definiscono eletti dal popolo,
e questo poi la dice lunga anche su come il popolo evidentemente viene manovrato e si è visto anche nella manifestazione Pro Carrese dell'altra sera, poi credo che anche questo Ne c'entri, parliamo, sì. no, comunque c'entrerà anche in questo discorso che andremo a fare, da quello che è nella mia testa, ovviamente. Si capisce chiaramente come noi ci troviamo di fronte a una serie di individui che occupano la posizione pubblica senza averne proprio nemmeno la percezione di che cosa rappresenta e cosa significhi essere un rappresentante della cosa pubblica, perché si perde anche il senso e la misura, perché non si riesce proprio a capire cosa eventualmente il popolo può o potrebbe fare e cosa invece può o dovrebbe, deve assolutamente fare un eletto, perché lui è stato individuato, come dire, da tutti per essere una guida del paese. Allora è chiaro che io parto da quelle che sono le gravi carenze, io dico proprio di una serie di personaggi che non possono continuare a giocare sulla pelle dei cittadini molisani e quindi ovviamente, come tu ricordavi, impegnato in questa sorta di mia avventura che diciamo all'inizio. Quando io avevo in qualche modo fatto trapelare la notizia, molti mi dicevano: lascia perdere, cosa da pazzi, ti metterai soltanto contro il sistema per l'ennesima volta e troverai un buco. E poi devo dire, scusami Giuseppe, ma probabilmente ne avete anche avuto voi sentore anche nelle vostre varie diciamo, escursioni sul territorio a seguire una serie di iniziative che non solo così non è, ma è stato anche un successo clamoroso, perché non è tanto il numero delle firme, ma arrivo subito alla tua domanda, per Sì, l'amor di Dio, perché come dire attiene a questo. sai perfettamente. Non è tanto il numero delle firme che sono tante, quante altre ne dobbiamo ancora raccogliere perché ci sono amici che le stanno raccogliendo con le foglie, eccetera, eccetera, e come dicevi tu, è una sorta di provocazione profonda, perché è chiaro che Fattura se ne guarda bene da lui e tutti gli altri di lasciare questo posto così dorato, perché diciamo, le meraviglie della povertà che c'è in questa regione sono sotto gli occhi di tutti, così come sono gli occhi di tutti che loro non rinunciano ovviamente ai loro paradisi dorati. Potrei anche dire fiscali, ma questo non lo posso dire perché onestamente no, non lo so. Abbiamo detto tante volte che magari sarebbe anche il caso di fare qualche accertamento, insomma, su quelli che sono i patrimoni. Detto questo, quando dico dilettanti allo sbaraglio, si diceva prima con l'amica che conoscevo così di vista, ma non avevo mai avuto modo di approfondire, che certamente alla base di tutto questo c'è una carenza di programmazione. Insomma. Non è che tu ti puoi inventare le cose perché ti alzi la mattina. Sì, accadeva qualche anno fa, quando per esempio bisognava partecipare a qualche appuntamento fieristico, che ne so, si va a Paestum a rappresentare beni culturali, oppure si va a Fiera Cavalli, oppure si va a Vinitaly. Allora, anche senza, per quanto grave, una programmazione a monte, si mettevano d'accordo 3-4 produttori, 3-4 stalle, eccetera, eccetera, oppure i beni culturali, si alzava Emilio Izzo e inchiodava tavolo dalla mattina alla E si sera per allestire uno rispondeva, stand cioè. e si rispondeva a quella che era l'esigenza del momento, ma ti accorgevi però che sì, poteva essere, come dire, quel piccolo spazio espositivo rappresentativo di una nicchia molisana, ma si capiva perfettamente che lì eravamo lo stesso allo sbaraglio, perché mancando una programmazione, mancando pacchetti e mancando un'organizzazione a monte, poi alla fine lasciavi soltanto spazio al ridicolo, insomma, no? Se non alla buona volontà di qualcuno. Viva Dio, non ho mai toccato soldi, quindi potevo soltanto fare quello che in qualche modo era nel mio cuore, di rappresentare questa regione in qualche modo, ma si capiva e si percepiva in modo netto che non c'era niente alle spalle. Allora, l'Expo non è Fiera Cavalli, non è la manifestazione di Paestum che si fa ogni anno oppure Vinitaly. L'Expo è una cosa talmente grande e impressionante che fa tremare i polsi. Tant'è vero che una nazione per ottenerla deve aspettare 30, 40, 50 anni, insomma, è come le Olimpiadi. È una cosa che è impressionante. Ma del resto, noi parliamo del Molise, ma parliamo del paese Italia, insomma, andremo ad aprire con dei ritardi clamorosi, con delle procure che stanno lavorando e continuano a lavorare su quelli che sono gli scandali. Siamo in un paese di grave mancanze e lacune amministrative, tecniche e politico-giudiziarie. Ed è chiaro che non c'è assolutamente niente. Io vedo quello che voglio dire, qualche volta ci fate conoscere voi nei vostri notiziari. Oggi, per esempio, c'è il buon amico Pasquale Persimoni, presidente della Camera di Commercio, che ha illustrato uno dei progetti. Io dico,
Per l'amor di Dio, non gli voglio dire niente perché è anche un amico che si dà, so che si dà da fare, ma è relativo, cioè voglio dire, questa sua iniziativa non è inserita in un calderone più grosso, in qualche cosa che viene da lontano. Lui ha preso le redini in mano di questa cosa da poco, ma evidentemente se non c'è un tavolo di concertazione, tanto per cominciare, a parte che non si viene da lontano, ma anche un tavolo, cioè io avete mai visto la regione, le province, le camere di commercio, l'università? No, ti accorgi, e questo per venire anche a, come dire, a, non è vero che tutto è fermo, ti accorgi che va avanti soltanto qualche piccolo canale preferenziale di amicizia. L'ho detto in qualche occasione, lo ripeto, magari qualcuno si sarà distratto. Per esempio l'università, guarda caso, con una persona molto vicina al Presidente della Regione, ma vicinissima, sarà presente con qualche cosa che fanno loro. Ma chi la va a pensare l'Università del Molise in questo modo? Chi andrà a pensare la Camera di Commercio in questo modo? Chi andrà a pensare i beni culturali? Proprio non l'ho proprio sentito, sono spariti del tutto, eccetera, eccetera. Insomma, è chiaro ed evidente che appuntamenti così importanti possono venire soltanto con cose che vengono da lontano. Del resto, se noi ci troviamo, ecco perché avevo fatto la premessa, se noi ci troviamo di fronte a un apparato regionale che oggi, dopo 2 anni, io ho sentito, e l'avete sentito pure voi, l'intervista al Presidente della Regione che dice finalmente dopo 2 anni abbiamo in qualche modo addrizzato quelle che erano le nostre volontà di cambiamento. Presidente, io vorrei ricordarle che in questi 2 anni, mentre lei raddrizzava a modo suo, devo dire, ha lasciato per strada tutto quello che, come dire, era il mondo lavorativo, non ce n'è più uno che lavora. Allora, se raddrizzare significa che da domani cominciano queste nuove attività secondo l'indirizzo che lei e i suoi amici amministratori avete dato, significa 2 cose. Una, che potete, e immagino comincerete a lavorare con nuovi dipendenti e con nuovi amici, e questo però significherà lasciare a casa diverse centinaia e anche migliaia di lavoratori, alla faccia della continuità amministrativa, del rispetto del lavoro, della dignità, tutte quelle parole che voi ogni volta che vi rapportate con una telecamera, stavo a dire con una piazza non lo fate a meno che non andate alla Carrese, praticamente sono parole, poi il contenitore è che avete cambiato faccia a qualche cosa, perché a quella faccia ci dovete mettere adesso realmente una faccia che è voi amica. Non può essere questa la logica di una regione che si vuole definire tale, e io ci tenerei molto a conservarla tale regione, ma civile e rispettosa di quelle che sono il mandato e chi in qualche modo è in attesa. Un dato veloce, poi vi lascio la parola, poi magari, che ne so, salto anche due domande, sì, certo. Dovrò perdonare l'amica, ma, no, ma no. Un esempio per tutti: mentre tutto questo si fa, si diceva GAM, si diceva ITR, cioè è da tutto lo... io ero promotore di un'iniziativa proprio all'ITR, all'indomani delle elezioni regionali, mi feci da garante per un tavolo con tutti i candidati presidenti a parlare in quel contenitore. Uno di quelli che si spiazzò più degli altri, voluto anche dal patron dell'ITR in quell'occasione, perché evidentemente si erano anche sentiti prima, rispetto al salvataggio di quell'azienda, e lo dico nell'ottica della notizia che oggi è uscita, che è l'unico settore che ancora cresce, è il tessile manifatturiero. E noi che avevamo una delle più brillanti aziende a livello nazionale, come dire, è morta totalmente. Qualcuno dovrà anche leggere queste cose, Presidente. Lei magari avrà fatto pure il restyling di tutte queste cose qua, però siamo al palo. Beh, lui in quell'occasione disse che certamente avrebbe fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per dare un salvataggio a quell'azienda. Proprio zero, così come è successo per tutte le altre. Questo fa da pari, evidentemente, alla domanda che tu mi facevi. Perché noi oggi siamo di fronte a questa situazione? Perché non c'è una classe politica amministrativa all'altezza di affrontare i problemi, da una parte, e dall'altra parte perché nelle difficoltà che tutti conosciamo stanno cercando di salvare qualche amico di turno. Luisa, come dire, la stessa domanda, perché insomma, parte dalla percezione, no? Da quello che voi praticate ogni giorno, cioè il senso. Un po' le cose che diceva Emilio possono essere, come dire, anche commentate anche da te, perché comunque resta il fatto di che, come dire, il binomio, no? il rapporto tra lavoro ed opportunità in questo momento sembra non sia stato colto, e allora tutto il percorso, come dire, di quella dimensione di puntare tutto sul lavoro, perché insomma io poi ve lo ricordo adesso, ma vale anche per il prosieguo della nostra conversazione, insomma lo slogan
slogan centrale della campagna elettorale dell'attuale presidente della regione era sarà il Molise del lavoro. Ora, insomma, noi commentiamo ogni giorno un Molise che non è affatto più del lavoro, cioè un Molise che anche quei residui, no, di lavoro sono dei lavori precari, oppure sono dei lavori che non esistono, Giuseppe, più. Sì. Non solo, mi piace ricordare anche l'altro slogan, il nostro Molise, invece mi sembra che il Molise sia stato svenduto. Io non sono molisana, sono di origine salernitana, sono nata sulla costiera amalfitana, ma sono 50 anni che vivo nel Molise e questo territorio lo sento mio, tant'è che oramai la conoscenza è così bene approfondita che le persone, basta che le vedi, dici ma io ti ho visto da qualche parte, ma sai, in questa occasione, poi si ricollegano, ecco, tutte i ricordi, l'occasione per la quale si è potuti scambiare quattro chiacchiere o esporre proprio problematiche inerenti il mondo del lavoro. Quindi questo Molise, anche io mi sento di parlare in questo momento non solo a chi ci ascolta ma anche al Presidente, e dire che effettivamente il Presidente ha lasciato un vuoto e una delusione, perché il Molise mi sembra una regione svenduta oppure in fase di acquisizione presso un'altra appartenenza. Ecco, già non sembra più il Molise, sembra l'Abruzzo, una maxi regione, si sta perdendo proprio quella che era l'appartenenza, e qui mi allaccio alla questione dell'Expo. L'Expo doveva essere un bigliettino da visita, dovrebbe essere un bigliettino da visita per il Molise, con i prodotti tipici, con la conoscenza approfondita del territorio, sto territorio che praticamente nemmeno il molisano forse conosce. Quindi prima di arrivare all'Expo, secondo me bisognava fare un percorso di conoscenza condiviso con tutti, perché se si cresce insieme, non è che si cresce solo in un'unica direzione per gli interessi di determinate persone, no, l'interesse è comune così come il bene è comune. Quindi prima di venire qua ho rivisitato e lo dicevo anche con te prima, Giuseppe, un testo che molti anni fa, quando questa regione era governata dalla Democrazia Cristiana, alla quale non mi sento di appartenere, che però alcuni passi, alcune cose buone le ha pure lasciate sul territorio. C'era questo testo dove si ripercorrevano usanze gastronomiche, ma proprio a monte, i vari territori della regione e con i prodotti tipici, ma è l'unico libro che io ho trovato, non ce ne sono più, non si è continuati su questa strada. Invece questo poteva essere un'opportunità, l'Expo, ecco, rivisitare quelle aree un po' abbandonate, perché nel frattempo sono state lasciate all'incuria, alle disgrazie che sono avvenute sul territorio, alluvioni, terremoti e via discorrendo, e magari hanno anche avuto perdite di cittadini perché la popolazione si è invecchiata e quindi si è abbandonato il territorio. Oggi vedevo anche, davo un'occhiata anche ai numeri che dovrebbero essere diciamo un ritorno positivo per il Molise, ma sono numeri solo a livello nazionale. Abbiamo un business stimato di 25 miliardi di euro per l'Italia, e ci sarebbe piaciuto che il Presidente ci avesse promesso su questa somma un ritorno anche per il Molise. In effetti, come dice l'amico, non vediamo proprio la quantificazione dell'indotto che appartiene al Molise, e questo l'ho potuto anche notare un altro passaggio, magari prima non stavamo chiacchierando così informalmente, però sarebbe stato bello coinvolgere anche le scuole. Si parla, ecco, di degrado, una scuola che viene continuamente contestata. Si poteva
E siamo ancora in tempo per dare un segnale attraverso la scuola, attraverso i ragazzi che magari si stanno diplomando, quindi stanno cercando di programmare il loro futuro, università in loco o fuori, e dare un segnale positivo per essere presenti, non all'Expo perché c'è questo appuntamento, ma perché l'Expo dovrebbe essere il futuro che fa sì che rinasca il lavoro e dia la speranza ai giovani e quindi la concretezza di rimanere sul territorio di appartenenza. Quindi noi, se siamo capaci di far rimanere i giovani nel nostro territorio, saremo vincenti, altrimenti siamo perdenti a monte. Allora, io vi, come dire, questa cosa, ecco, la prendiamo come simbolo, no? Ecco, oggi ci abbiamo il simbolo dell'Expo che è un momento, insomma, è come, io la leggo così, ecco, Emilio, ma anche Luisa, ecco, insomma, cerchiamo io cercherò di darvi un po' quello che è il mio pensiero, poi voi lo decodificate e naturalmente lo emendate rispetto alle cose, oppure gli dite che è completamente sbagliato. Però ecco, il senso dell'Expo è un evento talmente importante che non è assolutamente, diciamo quello che non è una fiera campionaria, non è la fiera regionale, non è una fiera nazionale, è un momento forte, fondamentale. Infatti non a caso c'è una tematica, si sceglie un tema, che questo tema significa avere 3 mesi, 4 mesi di forte riflessione, no, all'interno, ma anche come stimolo di scambio, di conoscenza, no? non per altri padiglioni, cioè saranno presenti quasi tutti gli stati, quasi tutte le nazioni, no? Quindi quasi tutti gli usi, i costumi, le storie, no? Dei popoli. E, insomma, credo che qui ci sia, come dire, una forte occasione, no? Che si svolge lì, nel luogo, no? In quella città, che chiama i visitatori e chiama rispetto a una serie di cose, no? Non ci sono soltanto i ristoranti, ci sono i convegni, ci sono gli spettacoli, ci sono mille occasioni culturali, ambientali, storiche, tradizioni, c'è tutto, no? In quegli ambiti. Ora, insomma, questo è quello che avviene lì, però il sistema dovrebbe, come dire, essere il centro di una serie di raggi, un po' come con la bicicletta, no? Dal centro, dal nucleo, ecco, si dipanano tante di quelle dimensioni che vanno sui territori del paese, certo, per poi riuscire a valorizzare quel luogo, perché altrimenti, insomma, non riusciamo a capire. A questo punto, insomma, si poteva fare pure in mezzo al mare, no? Si costruiva una grossissima piattaforma e via, andavamo tutti lì. Non è così isolato, cioè non è un luogo di isolamento, è un luogo invece di forte apertura. Io la vedo come una forte apertura. Allora, il mio pensiero è stato questo, Emilio: sono state colte le opportunità su questo, cioè la dimensione progettuale. Levaci alcune dimensioni, alcuni progetti ci sono, ma sono, come dire, c'è il sito della regione, c'è probabilmente la partecipazione dell'università, probabilmente la partecipazione delle camere di commercio, l'Union Camere in questo caso, perché è diventata regionale già. C'è una serie di interventi su alcune imprese, su alcune aziende, su alcuni punti di ristorazione, però quello che non ci risulta è proprio quel raggio. Probabilmente lì a Milano succederà qualcosa, la Coldiretti mi dicevano che avrebbe lavorato nell'ambito della Coldiretti nazionale, quindi alcune imprese molisane saranno presenti nel grande palazzo della Coldiretti nazionale, quindi negli eventi che questa associazione produrrà, no? Ristoratori sicuramente andranno a fare delle degustazioni nei luoghi anche di Milano, milanesi. Però ecco, insomma, io mi sono chiesto, e chiudo, insomma, questa domanda, ve la butto là, poi vi ascolto tutto quello che voi volete dire. L'impressione che si ha è come quando si partecipa alla fiera, no? Che diceva un po' Emilio prima, Emilio. Cioè andiamo, costruiamo lo stand, portiamo
quattro aziende molisane dell'enogastronomia, no? Facciamo conoscere il Molise, probabilmente diamo anche occasione, perché siccome le imprese sono brave, insomma, non è che sono proprio gente, come dire, che ha bisogno di un input molto forte, sono in grado a volte di fare degli stand che vengono apprezzati da tutta l'Italia. Però poi, insomma, quando vai a vedere se l'impegno che c'è stato ha portato un riscontro sul territorio, ti accorgi che non lo ha portato, cioè hai avuto la bacca sulle spalle e basta, finisce là, non c'è un ritorno. Allora, siccome abbiamo ascoltato tante volte le grandi opportunità, immense opportunità che offre l'Expo, insomma, io vorrei capire quali sono queste opportunità, se a voi vi viene, come dire, avete colto questo senso di opportunità, se per voi c'è realmente un riscontro, anche minimo, il più piccolo riscontro che ci sia. Io credo che non c'è bisogno di aspettare la fine per capire questo, credo che, insomma, le cose siano già dal punto di partenza, no? Se io cammino con una bicicletta rotta è difficile che arriverò alla fine, al traguardo. Ma diceva Robert De Niro, sei tutto chiacchiere e distintivo, questa è la verità, insomma, il Molise si presenta sempre con un bla 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 che fa impressione, cioè siamo bravissimi a parlare, poi a produrre niente, sì, si va nell'appuntamento, come dicevo prima, magari c'è qualche singolo anche capace di fare qualche cosa al momento, perché poi la verità è che quando vai in questi piccoli appuntamenti, se ti porti un caciocavallo, una bottiglia di vino, ti fai amici di un sacco di persone, perché intorno al mangiare alla fine aggreghi. Però poi quando c'è il ritorno, il Molise ti accorgi che non c'è possibilità di ricevere quel tipo di domanda, perché non c'è una struttura. Faccio un esempio banale, no? L'altro giorno io ho fatto questo comunicato sul Museo della Memoria e della Storia. Parlato, nel suo piccolo, questo è l'immagine delle chiacchiere distintive. Cioè tu in pompa magna sei capace di metterti davanti alla stampa, l'ennesima conferenza, e dire faccio questa cosa qua, poi il giorno dopo è chiusa, perché non si è capace di produrre attività intorno a quella cosa lì, ti fa il fiore all'occhiello che l'hai fatta e poi non solo perdi il fiore, perdi pure l'occhiello, perché dopo, come voglio dire, se non c'è supporto a tutto questo tu perdi pure la faccia, certo. Non c'è l'opportunità, si è persa. Tu dicevi non è una piattaforma isolata sul mare, e meno male, aggiungo io, perché se ci fosse stata la necessità di una piattaforma l'avrebbero costruita sicuramente sulla costa di Termoli, perché a noi tutte le piattaforme, le centrali ce le vengono tutte a mettere, che questa è una realtà dove tutte le schifezze vengono ben accolte, perché noi siamo lontani, anni luci da quello che è la conoscenza, quando si parla dei problemi della conoscenza, della scuola eccetera, ma di quale conoscenza parliamo? Altrove le schifezze le hanno già, come dire, allontanate da loro anni fa, e noi, come sempre, l'Italia rispetto all'America era in ritardo di 20 anni, il Molise rispetto all'Italia è in ritardo di 30 anni, insomma, perché altrove l'eolico non lo fanno fare, le centrali lo mandano qua, fanno fare qua, no? Certo. E le centrali è lo stesso, e l'immondizia è lo stesso, eccetera eccetera, ma noi regolarmente tutto approda, perché mancando capacità e programmazione è molto più semplice delinquere, perché la verità è che dietro tutto questo poi c'è il delitto verso la cosa pubblica, insomma, quindi appropriazione indebita, e quindi manipolazioni, e quindi buste, perché da noi c'è la logica in questo territorio, che poi dirò, se ne hai voglia e se ne ha voglia chi ci sta ascoltando, quando invece è pregiato, ve lo giuro, è pregiato, perché io ci ho speso una vita su questo territorio, certo, sì. Pregiato per bocca non mia, che già non sarebbe poco perché non sono un ragazzino, ma per tutti quelli che ho ascoltato in vita mia e che ho incontrato, noi siamo capaci soltanto di immaginare di essere il rappresentante della cosa pubblica, l'eletto del caso, per occupare quel posto, arraffare quanto più è possibile arraffare, perché poi non è detto che il giorno dopo sarà rieletto. Quindi la logica non è quella di governare per rendere ottimo il panorama regionale di quelle persone che ti hanno voluto bene eleggendoti al loro eletto. No. È un'opportunità per ingrassare solo le proprie tasche, perché questo accade, tant'è vero che non rinunciano a manca una lira, anzi ne aggiungono rispetto alla povertà che c'è in giro, e non vanno a concludere assolutamente niente. Ripeto quello che ho detto prima, l'Expo non è un appuntamento qualsiasi, è una cosa talmente grande che adesso
Il Molise, a qualsiasi molisano, dico molisano, non dico un estraneo, un molisano che conosce il Molise, gli dai una cartina, una piantina, per trovare lo spazio del Molise, non lo troverà nell'Expo. Talmente importante, talmente grande, eccetera, eccetera. Figuriamoci andare così come Gian Burrasca all'avventura, ma vai a trovare, come dire, in un meandro, sicuramente magari poi nascosto, l'Unimol, oppure la Regione Molise, oppure l'Union Camere, non lo troverai, o comunque sono certo, io li ho frequentati questi spazi, ci passi davanti, non te ne accorgi nemmeno che ci stanno rispetto alla realtà che si sono saputo. Ecco, questo sì. Consorziale. Quando si parla di macroregione, a me fanno venire un nervoso che tu non hai nemmeno idea, perché significa, come diceva lei, perdere quell'appartenenza e l'identità. Cosa ben diversa della collaborazione a più regioni. Chi ci vieta, come dire, di stare d'accordo con altre regioni a noi vicinore, certo, per mettere in piedi dei progetti più significativi, per essere più visibili? Questo non significa che dobbiamo rinunciare al nostro, come dire, tracciato fisico, politico e ai nostri contorni, è ben altra cosa, insomma. Allora come si può fare? La prima cosa è che noi dobbiamo creare quelle situazioni di unicità, perché se no non sei nessuno lì, o sei capace di fare la differenza anche da Mosca, e si può fare, si può, certo, fare. Sì. Il problema è che noi viviamo una realtà dove il politico di turno, invece che circondarsi delle intelligenze, delle qualità di chi in qualche modo calpestano quel suo suolo, di persone che hanno misure, che hanno numeri, eccetera, eccetera, ci discorsa sempre o del parente o dell'amico, o qualcuno direbbe dell'amante, che sia donna o che sia uomo, non ha importanza perché pari è, ma non si va oltre il naso, e allora è normale che tu accontenti quel piccolo sottobosco, ma non vai ad incidere. Quindi mancando una visione di grande magnate, di persone che veramente sa realizzare, si arriva, come dire, a questi appuntamenti che non sei nulla. Ecco, sì, vai Luisa, sì. Intrometto, la verità è che il progetto, Emilio, va condiviso. Allora, se io oggi voglio progettare un intervento nell'Expo, va condiviso con il territorio. Certo. E qui manca il coinvolgimento, sì. Del cittadino. Sfondi una porta ovviamente aperta. Il coinvolgimento. Dopodiché, dopo il coinvolgimento, quindi la presenza nell'Expo, quello che noi riusciamo a raccogliere va riportato nel territorio e condiviso con i cittadini. Il momento in cui io invece me ne approprio come mia prerogativa personale, come dicevi tu, per gli amici, conoscenti, entriamo in un'altra sfera, allora in quel momento c'è una disaffezione a quel progetto, una non condivisione, al dire vabbè, è un'opportunità, 30 anni è come le Olimpiadi, ci rivedremo tra 30 anni, però nel frattempo l'indotto del business di questi 25 miliardi, perché parliamo di indotto, quello che dopo si svilupperà, certo. Noi non avremo il ritorno nemmeno di un centesimo. Siamo fuori. Siamo completamente fuori, però alla mancanza di progettazione manca la condivisione, cioè come se invece fossimo abituati a pensare: sono a casa mia, penso al bene della mia famiglia e divido quello che c'è. Allora, se ritorniamo indietro, facciamo questo discorso, condividiamo con i cittadini sia i sacrifici che il ritorno. Invece no, noi oggi condividiamo solo i sacrifici. Vedi, io ve la butto là. Cioè, si diceva una volta che il Molise era, come dire, un senso di attraversamento, no? La stessa dimensione del tratturo, per capirci, era l'attraversamento, no? La transumanza passava, no? Abruzzo, Puglia, Abruzzo. E così siamo rimasti. E l'impressione che sia, come dire, un senso di terra di conquista. Ora, quando io dico terra di conquista, non è che ci aspettiamo Attila e gli Unni, no? Che arrivino sempre. A volte è terra di conquista anche degli stessi molisani, dei gruppi, no? Sì. Allora, tutto quanto questo, voglio dire, in una dimensione che non coinvolge, come dire, i cittadini, non coinvolge in primis le scuole, i giovani,
i quali arrivano probabilmente alla soglia dell'università e si impantanano, perdonatemi di dire, in un'altra dimensione di terra di conquista che sta lì, che produce ritorni pochi, no? Rispetto a poi agli impegni, perché io, che vi dico la verità, non ricordo progetti nati, partoriti e come dire, che sono diventati dimensioni di concretezza economica molto forte, cioè non mi ricordo che ci siano, come dire, dei giovani che siano rimasti praticamente formati, che siano rimasti nel Molise, hanno creato le prospettive, hanno creato meccanismi di sviluppo. Cioè la linea, voglio dire, dello sviluppo è talmente spezzettata, si interrompe più volte, al punto tale che non cammina. Quelle poche situazioni che diceva Emilio, che pur ci sono, e quelle persone per bene, no? Che lavorano, che danno, spesso e volentieri si trovano a combattere con questo concetto di terra di conquista, e allora ti scontri con un muro di gomma, no? Dove ti rimbalza tutto e tu non riesci assolutamente ad attraversare, non sfondi, perché, e allora alla fine o c'è la rassegnazione o c'è quasi un nulla assoluto. Insomma, Emilio, Luisa, la maggior parte delle persone molisane sta vivendo una situazione senza entusiasmi, cioè senza prospettive. Non trovi quei luoghi, come dire, dove c'è la possibilità del futuro, no? L'impressione che si ha è che non ci siano futuri, cioè altrimenti non avremmo che ogni consiglio regionale c'è un presidio. Sono alcuni anni a questa parte che già prima con il vecchio presidente, perché insomma io voglio dire che l'impressione che si ha è che ad un certo punto si valorizza il peggio che pur c'è, sì, stato, no? Quindi il percorso di oggi non è un percorso di oggi, è un percorso cominciato già prima. I presidi davanti ai consigli regionali ci sono stati, e da alcuni anni a questa parte ogni volta non c'è consiglio dove non ci sono dei lavoratori che chiedono, che pretendono attenzione e che chiedono una qualche soluzione dei loro problemi. Cioè non è possibile, ogni volta, l'ultimo c'era la formazione professionale, insomma c'erano tutti, c'era la GAM, c'era Molise Dati, c'era la protezione civile, c'erano tutti, e tutti chiedevano attenzione, tutti chiedevano una soluzione. Allora se si chiede una soluzione vuol dire che ci sono dei problemi che sono veramente gravi. Ecco, allora opportunità non sono state colte, non si coglie il senso dell'ascolto e dell'attenzione, dove arriviamo, che tipo di prospettive riusciamo ad avere? Io prospettive non ne vedo, io stessa e i miei figli ho detto di andare via da questa regione, e me ne dispiace, perché se non cogliere una prospettiva che creano i genitori, ma all'insegna proprio dell'individualismo che è contro l'aggregazione, contro la democrazia. Noi siamo una comunità, quindi dovremmo essere tutti coinvolti, invece no, il fatto di non cogliere, ecco, un'opportunità che può avvenire una volta ogni 30 anni, se non addirittura 50, ci dice che non abbiamo un futuro, quindi è inutile che continuiamo con comunicati stampa, con interviste. E io devo dire la verità, è da un po' che cerco anche di non ascoltare, perché dentro mi viene un magone. Alla mia età ho 57 anni tra qualche giorno. Certe cose non si sopportano. No, non è che non si sopportano, ancora ho lo spirito di voler fare, di essere innovativa, di rivisitarsi, invece vedo una regione zavorrata, ferma, invece di andare avanti andiamo indietro, alcune conquiste ci vengono sottratte ogni giorno, programmazione, come dicevamo prima con Emilio, non ce ne sono, opportunità di lavoro tramite il collocamento, manco a parlarne, agenzie interinali che sembrano che abbiano fatto alla grande, la loro parte nell'Expo,
quanti ne vogliamo. Abbiamo sgretolato il mondo del lavoro, abbiamo tolto diritti, le opportunità non le cogliamo. Io non lo vedo il futuro per il Molise. Non lo vedo forse nemmeno per l'Italia, anzi forse poi dopo l'Expo verranno fuori tante altre questioni che porteranno belli articoli in prima pagina di corruzione, di soldi spesi male, di soldi rubati, e quello è il futuro che hanno rubato, non a noi ma ai nostri figli. Però inviterei i nostri politici a coinvolgere i cittadini, perché mi sarebbe piaciuto, ecco, mettiamo quello che avrei fatto io in questa opportunità, e lo dico da semplice cittadina con molta modestia, se si fosse fatta una programmazione con degli appuntamenti cadenzati, allora saremo presenti all'Expo con questa iniziativa, allora quell'iniziativa a me sarebbe piaciuta vederla in piazza. Perché così, vedi, noi andiamo a presentare questo, l'iniziativa che poi porteremo all'Expo, Campobasso, che ne so, c'ha i misteri, Trivento avrà un'altra opportunità, ogni paese con una piccola rete, e il Molise era presente, però noi non siamo stati abituati. Che cosa farete non è dovuto sapere. Perché poi dopo forse nella fretta, nella fretta e nel silenzio poi faremo quello che forse aggrada più a noi, e questo non va bene, non va bene. Certo, io insomma il senso l'abbiamo abbastanza colto, però insomma io vorrei un po' ricordare alcune cose. Prima Emilio ha citato una sua sottolineatura, no? E quindi mi piace, ecco, che i nostri telespettatori sappiano, capiscano insomma qual è stata questa sottolineatura. Siamo al 25 aprile, giorno della liberazione. Pochi sanno, ma è bene, ecco, come dire, ricordarli che la città di Senna in medaglia d'oro al valor civile per un bombardamento che distrusse la terza parte insomma della città e tantissime persone, insomma, portando tanti lutti, insomma un terzo della popolazione mi sembra che è scomparsa in base a questo bombardamento. Ecco, anni successivi è stata insignita della medaglia d'oro. A Senna c'è il museo, si chiama, se non sbaglio, Museo della Memoria e della Storia, mi correggerete, ecco Emilio tu mi correggerai. Il 25 aprile è una ricorrenza di meditazione soprattutto, no? Di ricordo, il tuffo della memoria è importante anche soprattutto per le nuove generazioni. Ecco, a Senna vanno al museo perché è una sorta di rito, no? Di rituale, no? Non vanno solo gli isernini, vanno anche cittadini che provengono da altre parti, che conoscono la storia e quindi si avvicinano a quel luogo. È la stessa cosa insomma che a Roma vanno alle Fosse Ardeatine o vanno in un altro luogo, no? Di simbolico per questo. Trovano chiuso il Museo della Memoria e della Storia il 25 aprile a Senna, città medaglia d'oro, è chiuso. Allora, insomma, voglio dire, questo è il senso emblematico non di una dimenticanza, questo è il senso emblematico di qualcosa che non va assolutamente in sintonia con ogni dimensione di sviluppo, no? Cioè non c'è una dimensione di futuro culturale, no? Cioè chiudiamo i luoghi simbolici e invece apriamo luoghi dove c'è altro, dove si succedono altre cose. Centro commerciale. Ecco, insomma, cioè, non lo so, ecco, che cosa sta succedendo? Ecco, questo è il punto, perché poi dopo, parlando con i responsabili, ti accorgi che loro dicono che mancano le risorse, cioè c'è questo senso del mancare le risorse. Io voglio dire che, insomma, essere per esempio amministratori di una città significa anche non solo sedersi sullo scanno del comune, ma significa anche operare, no? Fare delle cose, scendere eventualmente. Cioè, certo. Il sindaco di Campobasso di una volta, di Bartolomeo, vedevo dire la verità, andò ad aprire il Castello Monforte perché era
era chiuso, non c'era, andò lui ad aprirlo. Insomma, io credo che, voglio dire, tanta criticità possiamo avere rispetto ad alcune situazioni politiche, però insomma da quel punto di vista ha colto nel segno, perché ha sentito l'esigenza di aprire un luogo ai visitatori, insomma, un luogo che era chiuso, è andato lui con le chiavi. È possibile farlo, insomma, il sindaco di una città credo che dovrebbe farlo, assolutamente. Beh, sai, siamo sempre lì, sono talmente pieno di queste cose che poi alla fine ti accorgi che mentre parli ti perdi pure il filo, perché te ne vengono tante altre nella testa, ma vorremmo una volta ricordare, perché sembra che alla fine è una cosa personale, ma non lo è, noi abbiamo perso una delle occasioni più grandi che la storia ci ha consegnato, il ritrovamento del Paleolitico di Segni. Ah, certo. C'è un museo che era un ritrovamento, un fiore all'occhiello della conoscenza internazionale, uno dei primi 10 siti al mondo, che dopo 30 anni non aveva aperto nemmeno i battenti del museo. Oggi che l'ha fatto, dopo tutte le vicende che voi conoscete, praticamente non lo conosce nessuno, perché si è perso un'occasione. Se tu oggi non vai all'Expo, come diceva lei, un altro Expo, non si sa quando arriva, e perderai anche tutto quel ritorno, certo, al quale ritorno tu non parteciperai, perché non hai dato nulla per quel tipo di contenitore. Allora noi abbiamo avremmo delle grosse possibilità e opportunità. Il problema è che se metti il giocattolo in mano al bambino capriccioso, quello te lo scassa, non dice agli amici giochiamoci insieme, magari io non lo conosco sto gioco, fammi capire come funziona. No, qua siamo nella logica del tipo: è giocattolo mio, me lo tengo io, non ci so giocare, lo scasso, ma te non te lo do. Insomma, e quindi c'è un conflitto anche di competenze su un territorio che è di tutti, non è personale. Qua quando uno viene eletto si pensa che la regione è sua, quando uno diventa sovrintendente si pensa che i beni archeologici sono i suoi, i beni architettonici sono i suoi. Qua il bene pubblico diventa bene personale. Diceva il presidente Niro del Consiglio regionale l'altro giorno, quando abbiamo avuto modo di far sentire la nostra voce: quando siete a casa di altri dovete essere rispettosi. Ma chiedo scusa, ma quale casa di altri? Quella è casa nostra, insomma. Certo, lì dovremmo parlare forse più di altri. Perché? Perché come dice lei, è mancato il coinvolgimento a monte. Oggi perché le organizzazioni sindacali si lamentano? Perché sopra di loro si sta facendo qualche cosa che non è stato mai concordato, non sono stati chiamati ai tavoli, e in cui ci hanno colpa anche, e non me ne voglia, perché poi lo sanno che io sono contro tutto, ma non me ne vogliono nemmeno loro, perché se non sono stati coinvolti finora e tu continui ancora a chiedere ai tavoli, certo, su una cosa che mai è persa, vuol dire che chiedi altro a questa gente, che se ne deve andare a casa, insomma, non è che stiamo a perdere tempo. Quindi il Museo della Memoria nel suo piccolo, se tu hai difficoltà nel tuo bilancio, non lo apri in bomba magna. Fai una conferenza stampa dicendo: avremo una possibilità che riteniamo di non potervi dare, perché c'è un apparato che non ci consente, c'è uno Stato centrale che non ci dà più, come dire, le risorse per... Sì, la praticabilità per poterlo fare. Se no perdiamo tempo, insomma, no? È la stessa cosa se apri un museo come quello del Paleolitico, sapendo che stai aprendo un museo di cartone, perché i soldi sono stati già pappati, lo apri e non c'è quello che ci dovrebbe essere. Non ci trovi. Lo dico ancora una volta per chi... No, perché questo significa... poi sviluppo, certo. Il Museo del Paleolitico aveva una cosa importante, due cose: il ritrovamento in quanto tale è una parte, l'unica parte che non è stata costruita per quanto progettata e pagata, i laboratori di restauro. Perché? Perché c'hai il ritrovamento, lì ti restauri e lì diventa il centro dell'attenzione della comunità internazionale. Invece no, noi arriva da fuori, scavano da fuori e portano fuori. Questo è quello che noi siamo capaci di fare. I ragazzi che si laureano qui devono andare a lavorare. E me li piango tutti, sì, ragazzi, perché io ho le lettere nel mio ufficio di questi ragazzi che mi scrivono cosa si può fare, cosa puoi fare per noi. L'unica cosa che posso fare per voi è fare una lotta pubblica, venite. Poi magari questi ragazzi si invergognano pure di esserci, perché dire: ma come a quell'età ancora stai cercando lavoro? Perché così si vergognano, qualcuno anche timore, eccetera, eccetera. Allora, rispetto a queste cose, qualche anno fa, quando illustrammo il panorama nostro culturale, eminenti persone della cultura dissero che noi avevamo un patrimonio che era qualcosa di invidiabile da tutte le parti. Ma se noi il Paleolitico gli abbiamo fatto fare quella fine, Pietra Abbondante, uno dei teatri tempi più famoso, ce ne sono tre più o meno che hanno quelle caratteristiche, ormai è sconosciuta, non lo puoi visitare, perché anzi è alla mercé
e lo sanno tutti. San Vincenzo a Volturno è aperto soltanto qualche ora, e solo perché io anche lì mi sono dovuto sacrificare in prima persona, e lo sapete, però non è quello il modo di, come dire, di progettare un futuro, un futuro. Certo. Se fino a Altiglia dopo 40 anni non siamo stati capaci totali di un'illuminazione, di una recinzione, che praticamente ancora oggi ci possono praticamente passare trattori, camion, chi vuole può andare pure a distruggere senza tipo di problemi. L'area di Frentana, Larino, eccetera eccetera, l'avete visto che fine hanno fatto Villa Zappone, e parliamo di miliardi spesi su queste cose. Ecco, siamo al solito, sono stati capaci, noi veniamo da lontano, quando tu dici adesso dobbiamo rivalutare addirittura il peggio che c'è stato prima, no? Io l'ho colto quel passaggio lì, ma allora noi non dimentichiamo che siamo una regione di terziario, cioè praticamente qua da quello che erano i contadini sono diventati tutti impiegati, perché la Democrazia Cristiana così gli ha detto: lasciate stare, ci penso io al tuo posto, perché in qualche modo così li teneva vicino al proprio bagaglio elettorale. Persa quell'occasione di questo territorio che era vocazione ambientale, turistica, culturale e agricola, ci siamo ritrovati con una serie di persone. Adesso a quelle persone più o meno gli devi dare un senso, perché è chiaro che se oggi c'è lo Stato centrale Renzi, che è la negazione dello Stato di diritto, dello Stato pubblico, di tutto, perché sta praticamente andando incontro a qualsiasi tipo di privatizzazione nel solco tracciato da Berlusconi, è chiaro che la Regione Molise è una di quelle che soffrirà di più rispetto a questa parata, ma il nostro Presidente della Regione è Presidente di riferimento di quel Presidente del Consiglio della nostra Nazione, quindi non va da sé che adesso i parlamentari, che pur lo hanno voluto a suo tempo a reggere questa Regione, hanno capito che non è più possibile andare avanti così, un po' perché sono rotti gli equilibri politici tra di loro, ma molto perché gli sta facendo perdere la faccia, insomma, voglio dire, appresso a lui se ne andranno anche loro. Ecco, io, come dire, il percorso sembra che ci siamo un po' allontanati, ma in realtà assolutamente no, perché è tutto, no? No, ci stiamo perdendo le occasioni per questa classe politica, ovviamente. Sottolineiamo proprio l'aspetto centrale, questo, cioè è un po' la mancanza di quelle opportunità. Noi abbiamo preso, come dire, a simbolo il senso dell'Expo, però insomma le opportunità sono tante. E infatti, no, io vorrei, come dire, coinvolgere Luisa su quest'altro aspetto, cioè aggiungere un altro tassello, che è quello che l'impressione che si ha, e però tu insomma avendo, come dire, una operatività quotidiana, no? un percorso, no? Che è un percorso sindacale come quello dei COBAS, ed è l'impressione che il funzionamento del tutto è solo attraverso un contenzioso, cioè nel Molise c'è molto contenzioso e c'è poco tavolo di concertazione di sviluppo. Sì. Cioè, questa è quella, come dire, l'impressione che noi a volte cogliamo, perché siamo chiamati a tutta una serie di conferenze stampa e di note, no? Comunicati che ci mandano, dove l'unica situazione che vediamo a volte è la richiesta, quindi la richiesta di una soluzione, e quindi quello che dicevo pure prima, l'esposizione di una serie di problemi, e dall'altra c'è una sorta di percorso di autoassoluzione, cioè io da una parte mi scuso quasi, ma non nel modo giusto, neanche insomma scusate ma ho sbagliato, no, assolutamente, ma dando proprio tutta una serie di percorsi invece dove si sono fatti delle cose, e invece dall'altra c'è un mondo insomma che preme perché non trova assolutamente più soluzioni. Allora è un contenzioso continuo, sì. Cioè un contenzioso continuo dove tra l'altro anche persino altri attori che dovrebbero, come dire, governare e sciogliere i nodi del contenzioso, che è, ve lo dico subito, che è la magistratura, e io vi chiedo come viene percepita da voi, come dire, l'elemento della magistratura in questa nostra terra, perché insomma, ecco, come dire, ci sono una serie di punti interrogativi, e questo è il senso, cioè una serie di punti interrogativi, come a non voler assolutamente svelare, come a non voler assolutamente risolvere. Ecco, quando io dico svelare significa risolvere, cioè svelare al meglio le situazioni e muoverle. Come la pensi? Io la penso e la vedo in questi termini. Credo che il rallentamento della giustizia
sia improntato sul fatto di non far scoppiare un qualcosa che non è più contenibile, perché è così grande il contenzioso, potrebbe così portare avanti una rivoluzione, una sommossa da parte dei cittadini, dei poveri cristi che sono comunque, diciamo, destinati a subire, a non voler più subire e quindi insorgere. Io la vedo così, quindi credo che ci sia un'allerta a livello di governo, che poi viene trasferita sui vari territori. E credo che anche noi come COBAS siamo, lo dico senza timore, tanto ho sempre agito in correttezza e in buona fede e nel rispetto delle parti, e a non alzare i toni e non alzare gli attriti. Contenzioso è tantissimo, ed è molto molto lungo, cioè non si ha oggi una soluzione immediata, cioè oggi il cittadino cosa chiede? Una giustizia, la vorrebbe però quasi immediata. Quando si rivolge a noi come organizzazione sindacale di base, pensa che possiamo avere la bacchetta magica non l'abbiamo. Io sono una persona che invito sempre a una conciliazione, perché poi tra le due cose, tra i due estremi, è meglio sempre conciliare, rispettando ovviamente le varie posizioni. Però quello che mi piacerebbe riallacciare a quello che diceva prima Emilio, il fatto del rallentamento, ecco, dobbiamo andare più cauti, più piano, era meglio quello che tenevamo prima, perché a paragone di quello che teniamo oggi non è quello che volevamo. Quindi è abituarsi a questo stato di cose, però io penso che non è vero che siamo in crisi, non ci credo. La crisi è una crisi che ci stanno facendo credere, perché nel frattempo i loro diritti devono essere tutelati a 360 gradi e invece i lavoratori devono rinunciare ogni giorno a una loro identità, a un diritto acquisito in anni di lotta e che doveva essere tutelato dallo Stato, e lo Stato stesso ce lo sta togliendo, prima ce l'ha dato, poi ce lo toglie. Poi un altro passaggio che mi piaceva chiarire con Emilio è quella presenza dei sindacati ai tavoli. Noi quello che notiamo come sindacato COBAS è un attrito dei confederali nei nostri confronti, anche se nella regione Molise siamo presenti in parecchie realtà. Allora io mi chiedo e faccio una domanda: se io oggi difendo i lavoratori, perché la mia presenza non è gradita? Rispondo subito? Sì, sì, magari. No, perché ho visto che si è fermata, quindi no, sì, vabbè, ma è una bella, non so se è una bella, no, per la risposta. Non voglio essere, io lo so perché si ferma. È un bel punto interrogativo. Perché c'è questo attrito? Allora, Giuseppe stava dicendo c'è molto contenzioso viene, scaturisce pure da una cattiva tutela sindacale. Infatti noi abbiamo dei percorsi molto semplici come sindacato di base, non siamo verticistici, siamo lineari, e il momento in cui un diritto viene mancato, se ci sono gli estremi, andiamo in causa. Allora, io non riesco a capire, quando ci sono delle difficoltà l'unione fa la forza, quindi tutti i sindacati dovrebbero essere uniti, non è solo CGIL, CISL e UIL, tutte le varie rappresentanze sindacali devono essere trovare una sintesi, come una dire, sintesi, anche sul cosa piano che non ci lotta. Sono. Allora io questa domanda me la sono posta, non può essere una questione personale, assolutamente, perché i COBAS ricevono quasi sempre, ecco, questo affronto. Allora il difendere i diritti significa andare fuori dai tavoli? Non sì, rappresentare i cittadini, penso, e i lavoratori? Penso che possiamo, penso che, insomma, voglio dire, il senso si è compreso. Il senso del contenzioso, Emilio, che io dicevo era cioè la perdita di tempo rispetto alla
come dire, ad affrontare le soluzioni, no? Cioè tu perdi 2 mesi, 3 mesi, lo diceva pure, anni probabilmente, a soluzioni che diventano personali e a volte diventano collettive, no? Perché sono così. E invece, ecco, manca completamente, quando c'è una sproporzione rispetto invece, manca totalmente a volte proprio il percorso, no? La strada che ti porta fuori ad affrontare altre cose. Insomma, ragioniamo sempre su quelle opportunità mancate, ecco, io quello dico, quello sviluppo che si interrompe, interrotto, ogni tanto si interrompe, cioè solo nelle parole, poi nella concretezza dei fatti sono mille interruzioni. Ma le chiacchiere non costano niente e i nostri rappresentanti, come dire, in questo dovrei dire bravi, ma non sono nemmeno bravi, perché, come dire, le loro bugie sono talmente evidenti che le ammettono da soli. Firmano contratti senza che li hanno letti, promettono in campagna elettorale e poi non si fa. Insomma, è evidente, anche loro sono abbastanza smarrati, quindi non sono nemmeno bravi. Qualcuno è bravino, insomma, ha fatto qualche ripasso, ma insomma poi le bugie hanno le gambe corte e le noti. Quello che dice Luisa è talmente tanto che mi piacerebbe sviscerarlo tutto, però ovviamente andiamo per gradi. E lascerò per ultimo, perché la questione CGIL, CISL, UIL e altri sindacati è una cosa importante alla quale io tengo molto, però potrò rispondere per quello che è il mio sentire, ovviamente, essendo io uno dei responsabili in testa rispetto a questo tipo di situazione. Allora, il problema giustizia esiste, certamente c'è un tappo che viene messo a livello nazionale per evitare, come dire, il conflitto sociale, ma stanno producendo con questo modo di fare esattamente il contrario. Perché? Perché la magistratura, io parlo di quella locale, ma non solo quella locale, che cosa sta facendo? Nel cercare di mettere il tappo a questo conflitto, sta colpendo i deboli e lascia ancora una volta salvi i poteri forti. Noi l'abbiamo vissuto nelle nostre realtà, un magistrato che in qualche modo aveva perseguito la vecchia presidenza, l'aveva fatto anche, come dire, condannare, stava facendo la stessa cosa con quello in carica, è stato praticamente rimosso, è stato allontanato dal suo incarico, e tutti conoscete le vicende. E questo è il senso di una magistratura che in qualche modo deve tenere il tappo? No, succederà il contrario alla distanza, perché se il poveraccio che non ha pagato quello che una volta si chiamava la cambiale, quello viene. E non solo, e regolarmente, non me ne voglia nessuno, ma regolarmente oggi vediamo quello che non accadeva prima: conferenze stampa degli organi di polizia tutti i giorni, sì. Che sia anche per un grammo di cocaina, che sia anche per, come dire, per qualsiasi cosa, per l'amor di Dio, io sono d'accordo. Il problema è che, però, quando dicevamo prima che le cose bisognava saperle, ci dicevano che gli organi di polizia non erano tenuti a fare questo tipo di... Oggi, allora, avevo torto prima, io ho sempre torto, insomma, voglio dire, il sistema è uno. Il conflitto succede pure nella misura in cui, stavo dicendo prima, poi mi sono fermato, dove noi ci troviamo in una realtà che è terziario e parla uno che è un malato di pubblico, dove dico che il privato, se vuole fare il privato, fa il privato e non aspetta questo. Beh, le cose vanno fatte anche con una certa gradualità. Se tu hai una serie di partecipate nella regione Molise, perché di quello ormai hai fatto campare i molisani, e dall'oggi al domani gli levi qualsiasi tipo di foraggio, significa che è vero che tu staresti per colpire il privato per ridare al pubblico, ma non è vero, perché dall'altra parte foraggi gli ospedali privati, e allora vuol dire che non è così, vuol dire che stai facendo una politica, anche quella, ripeto, che è da furbetti, da quattro soldi, se ne accorgono tutti, insomma. Allora, io ovviamente che sono favorevole al pubblico, è stato per un accompagnamento di queste attività, o avvolgere verso altri lidi, altri meccanismi, ma non dal punto in bianco gli chiudi qualsiasi tipo di canale e ti ritrovi con questa gente per strada che non sa che fare, perché questa poi è la realtà. Rispetto alla questione CGIL, CISL, UIL, io sono talmente d'accordo con quello che dici che non sono molto amato nella mia struttura, tant'è vero che la maggior parte delle iniziative le faccio come comitato, come Emilio Izzo, ci metto la faccia. Perché? Perché non sempre o quasi mai le organizzazioni sindacali vanno incontro a quelle che possono essere le esigenze o mie, che però sarei nulla, ma delle tante persone che poi evidentemente sposano le iniziative che faccio, perché sì, loro credono di avere, come dire, un apparato che
ha delle cose da dover perseguire in un certo modo, invece no, hanno creato soltanto un altro, come dire, un altro carrozzone che ormai nella gente si vede come un carrozzone di potere, perché ha cogestito il potere. E ovviamente, ma questo te lo dico, insomma, ovviamente tutti i giorni mi acchiappo poi i rimbrotti, ma insomma me ne importa poco, nel senso che se mi vogliono sto lì, se posso essere, come dire, utile, altrimenti faccio altro. Adesso sono segretario dei beni culturali, quindi insomma, però è chiaro che questo è, cioè, voglio dire, anche l'ho detto prima, lo voglio ridire perché sembra che sennò alla fine ci nascondiamo. Io voglio essere impopolare fino in fondo, ma solo chi è stupido pensa che io sto parlando contro il popolo. La questione delle carresi, no, questa la dice lunga su come noi interpretiamo a livello proprio paesano la giustizia, la cosa pubblica. Cioè tu mi devi dire, se ci sono 5.000 persone che vanno in piazza perché vogliono la loro festa, la loro tradizione, Emilio Izzo va con quelle 5.000 persone a dire però fate luce, vogliamo subito la nostra festa. Io non lo so il messaggio di quella sera, ma se a quella manifestazione partecipano i rappresentanti della cosa pubblica, io lì ci vedo un'istigazione a delinquere. Istituzioni, certo, per me. È istigazione a delinquere, come dire, io vado lì a far sentire la mia voce come presidente, non si toccano le carrese, ma allora scrivici dietro e gira il cartello magistratura fatti da parte. Non può essere così. Io voglio la carrese, la voglio pulita, insomma, se no poi alla fine. Questo modo così, come dire, provinciale di approcciare è lo stesso che ti porta oggi a non essere competitivo, ma non competitivo, come dire, un po' visibile rispetto al patrimonio Expo. Credo che, come dire, questo lo abbiamo ribadito, Emilio, anche io stesso, insomma, nei servizi nostri che abbiamo fatto, era questo il punto di domanda, non assolutamente condannabile delle persone che hanno partecipato e possono dire la loro rispetto alle cose, ma la partecipazione delle istituzioni, che praticamente in pratica è come se in quel momento sconfessi l'operato della magistratura che sta in quel momento indagando, cioè una sconfessione. Volevo aggiungere soltanto un passaggio, perché poi qualcuno forse lo dimentica. Io, appartenendo all'apparato dei beni culturali, io ho lavorato nei tavoli romani proprio per il riconoscimento dei beni immateriali. Certo. Quindi figuriamoci, insomma, però dobbiamo essere onesti, se no non siamo credibili. Il senso non è, come dire, il percorso culturale, ma è la trattazione di quel percorso culturale. Allora, insomma, voglio dire, se si stanno delle indagini in corsa, ecco, che si facciano subito, che si faccia luce, che si faccia, come dire, che chi deve essere condannato, cioè chi è stato preso come reato, che sia condannato secondo giustizia, voglio dire, non c'entra assolutamente, anzi, perché a volte queste persone poi inficiano loro stessi la loro stessa, voglio dire, manifestazione, certo, che ha anche una caratteristica di, voglio dire, di legittimità, certo. Cioè non è che gli attacchi vengono, a volte vengono da chi ha commesso il reato. Anche questo è un parallelismo, così ci capiamo pure. Alla Juventus allora dovremmo ridare 2 scudetti, certo, perché chi può mai levare 2 scudetti a una squadra che l'ha vinto? Ma se è dimostrato che l'hanno vinto in modo illegale, no. Allora facciamo vincere questi carri e questi animali nel modo pulito e nessuno se li toglie. Esatto, perfetto. Allora vi devo dire che siamo arrivati alla fine. Quindi, naturalmente, della regione Molise o nostra? Siamo arrivati alla fine della trasmissione. Speriamo che, come dire, che il territorio abbia, come dire, quei cambiamenti, no? Chi pensa di cambiare l'Italia, speriamo in bene, come dire, speriamo in tutte le parti. Allora io vi, come dire, salutandovi, insomma, vi do quell'opportunità che è sempre la stessa che io uso a chiusura delle trasmissioni, che è quella di darvi la possibilità di rivolgervi direttamente ai nostri telespettatori con una vostra battuta finale, che può essere una riflessione, qualunque cosa, ecco, riteniate giusto comunicare a chiusura di questa trasmissione ai nostri telespettatori, lo potete fare. Io comincerei con Luisa. Beh, per me è la prima volta, quindi sì, prego, però hai la telecamera e il microfono è tuo, quindi puoi chiudere come allora pensi. Grazie di cuore, veramente di cuore, perché è la prima volta che sono ospite in una trasmissione che è stata
piacevole per la presenza del collega e effettivamente ha toccato un argomento che stava passando anche sotto piano, anche da parte nostra, perché non se ne parla, quindi non alziamo l'attenzione su questo argomento. L'unica cosa, volevo rimarcare solo questo passaggio: i soldi non è vero che non ci sono, ci sono, e bisognerebbe portare l'esempio della massaia, della donna di casa, che quando deve fare una spesa sa fare delle buone economie familiari. E allora chi tanto ha può vivere anche con meno. Se cominciamo col senso civico nostro di vivere onestamente con un po', non che poi le retribuzioni dei nostri rappresentanti non sono cosa da poco, e pensiamo agli altri che non hanno nemmeno un assegno sociale per sopravvivere, allora ognuno, nel rispetto del senso civico, può destinare parte di quei soldi per delle attività, per l'Expo, per pubblicizzare, per far sì che i giovani vengano coinvolti in questo progetto. Se si vuole, si può, bisogna solo volerlo. Emilio. Sì, io a differenza di Luisa devo dire, come al solito, che sono un ottimista fregato, ma sono un ottimista nel senso che le mie battaglie vanno nell'ordine della possibilità che si possa cambiare, che si possa migliorare. Allora facciamo un elenco delle cose che io mi aspetto, così, come dire, chiudiamo in questo modo. Dico a Luisa che è certo che i fondi ci sono, magari saranno non più quelli di una volta, ma ci sono, ma questo va proprio nell'ordine di quello che dicevi e dicevo anche prima. Perché non c'è stata questa compartecipazione, questa condivisione dei percorsi? È perché se vai a condividere troppo, poi quella torta, piuttosto che essere un patrimonio pubblico, come dire, siccome è una spartizione privata, allora meno si è e meglio è. Questo è il concetto, è inutile che stiamo a perdere tempo. Allora, che cosa mi aspetto? Prima di tutto, che il Presidente del Consiglio regionale Nilo l'altro giorno ci ha promesso, nel tavolo riservato che noi gli abbiamo chiesto, l'indizione degli stati generali. Allora, lo deve fare anche immediatamente. Se questo non sarà, perché lui ci ha dato la sua parola che si attiverà per questa cosa qui, ci dovrà dire chi non gli ha permesso di farli, perché sennò stiamo a perdere tempo. Mi aspetto un futuro per questa regione di una serie di rappresentanti che dicono no alla macelleria di questo territorio. Quindi basta con le centrali, con le trivelle, con le stalle, con tutto quello che gli altri scartano e noi dovremmo prendere. Vorrei trovarmi dietro l'angolo qualcuno che sappia realmente valorizzare quel reale patrimonio che noi abbiamo e che invece si sta in qualche modo abbrutendo. Vorrei che qualcuno cancellasse quell'orrendo bando della Molise Cultura, che praticamente dimostra ancora una volta di quanto siamo realmente provinciali e approfittatori, e se ne facesse uno, come dire, rispettoso non solo delle regole, ma rispettoso anche di un'etica, rispettoso anche di quello che dovrebbe essere poi quel contenitore e chi dovrebbe in qualche modo rappresentarlo. Vorrei le organizzazioni sindacali non solo essere vicine ai fratelli e sorelle, magari che hanno un numero di iscritti minori, ma sono battaglieri e per certi versi anche più dei confederali, ma vorrei che si ricordassero ancora una volta che oggi non siamo più a chiedere di tavoli, perché i tavoli sono ormai tutti andati, ma chiedere a questa classe di gente di andare a casa. Ecco, ci sono tutta una serie di cose che vorrei, per le quali cose io mi batto, e ovviamente non mi fermo perché ci credo che questo possa essere realizzabile. Ecco, grazie allora a voi per questa vostra presenza. Naturalmente, insomma, consideratevi invitati nel prosieguo, quando l'Expo si aprirà, e quindi facciamo, come dire, una sorta di analisi di quello che sta succedendo, perché così riusciamo poi a capire se secondo voi ci sono dei riscontri per quanto riguarda la dimensione del territorio, almeno su questo aspetto. Naturalmente poi parleremo anche di altre cose con voi, perché insomma io ritengo che comunque l'emergenza e il lavoro sia, come dire, centrale in questa nostra regione. Poi
tutto quello che c'è attorno non è che si discosta da tanto, cioè l'ambiente, la cultura, la dimensione ambientale, cioè sono tutti meccanismi di problemi, ecco, che probabilmente devono essere affrontati e affrontati meglio. Io credo, e chiudo con voi, che ogni lotta ha bisogno, come dire, di essere punto di riferimento dei cittadini. Ecco, se forse questi vostri appelli, io li vorrei leggere su questo aspetto, ecco, come dire, chiamare alla partecipazione i cittadini che, ahimè, insomma, stanno perdendo molto dell'entusiasmo, quindi questo non gli possiamo fare a volte una colpa, il fatto di non partecipare. Io credo che però la partecipazione sia indispensabile, altrimenti non si cambia. Io ritengo che sia così e quindi mi aggiungo, insomma, un po' ai vostri appelli, cercando di, come dire, di dire che deve esserci una dimensione partecipativa, altrimenti si è completamente in balia, no? Delle situazioni che determinano altri. Insomma. Ecco, detto questo, quindi grazie a Maria Luisa Di Bianco, segretaria della COBAS, segretario COBAS regionale, Emilio Izzo, che tante cose insieme, ma insomma è segretario della UILVAC, quindi dei beni culturali della UIL. E naturalmente, insomma, vi ringrazio per questa vostra presenza. E solo prima di salutare i nostri telespettatori, ecco la sottolineatura che subito dopo di noi va in onda la rubrica storica di Roberto Polella, quindi insomma potete continuare a seguirci. Grazie.